Ragazze, ho una novità, mi sono finalmente acquistata una fotocamera e quindi potrò farvi vedere meglio le unghie e, come potete vedere, finalmente la mia faccia. Allora, volevo mostrarvi questa decorazione. È un French molto molto semplice con dei glitter e le pagliette. Perché questa decorazione? Perché ho preso tre barattolini di pagliette, uno bianco, uno rosa e un azzurro, e quindi volevo farvi vedere un po' come faccio. Allora, sperando che si veda bene, prendo quindi, allora mi serve ho bisogno di, ce la posso fare, scusate, le mie pagliette, un bastoncino, un pezzettino di carta, una base trasparente, un top coat e uno smalto dello stesso colore delle pagliette. Allora, io ho messo come base una base per unghie che rimane un pochino bianca, messa più volte e rimane un pochino bianca. E potete usare altri colori, come per esempio il colore carne. Io ho deciso di usare questo colore come base. Andiamo a creare un French con il nostro smalto. Perché un French con lo stesso colore, con uno smalto che ha lo stesso colore delle pagliette, e non mettere una base trasparente? Perché se quando applicate i glitter fate dei buchi, con lo smalto dello stesso colore non si vedranno. Allora, andiamo a creare il nostro French. Non serve tanto smalto, nel senso che io ne metto giusto un filo, giusto per creare con la base umida, per poi attaccare i miei glitter, e non serve ripassarlo due volte. Una volta creato il vostro French, prendete il vostro pezzettino di carta e i vostri glitter e andiamo a metterli sull'unghia. Con il bastoncino togliamo l'eccesso sbattendo dolcemente sull'unghia, in questo modo, e poi andiamo a togliere se c'è ancora dell'eccesso con il dito, senza toccare né le pagliette né lo smalto là dove l'unghia è asciutta. Perché un pezzettino di carta? Perché piegandolo potete recuperare i glitter che sono caduti, in questo modo. Rimettiamo le nostre pagliette, togliamo l'eccesso con il bastoncino. E poi eventualmente con il dito. Se trovate che le pagliette non siano messe bene o che vi abbiano fatto dei buchi, potete mettere il glitter una seconda volta. Ah, rischio di perdere tutti i miei glitter. Allora, questi glitter li ho comprati in un negozietto di fronte alla stazione di Nizza, che si chiama Maxi Bazar, e sono fatti apposta per le unghie. Venduti con il bastoncino che vedete che sto usando. Costano 5 euro. So che con 5 euro in negozi come il Brico, o dove si trovano negozi di belle arti, insomma, dove c'è materiale per decorazioni di ogni tipo, anche dal cartolaio, vi costano meno.
io avevo trovato questi, avevo visto che erano piccolini, carini, poi tre colori diversi, quindi ho deciso di prenderli. Se avete dei glitter bianchi, fate French con il vostro smalto bianco. E così anche se avete dei glitter azzurri. Ecco. Allora, una volta che avete finito e che il vostro smalto si è asciugato e che i vostri glitter si sono ben attaccati, prendete un top coat oppure una base trasparente. Allora, che differenza c'è tra il top coat e la base trasparente? Il top coat è molto più liquido, molto meno denso rispetto a una base e si asciuga molto più in fretta. Tutto qua. Si chiama anche lacca per unghie, se volete. Allora, una volta che abbiamo finito, quindi prendete o la vostra lacca per le unghie o la cera per le unghie, perché esiste anche la cera, oppure una base trasparente e andate a metterla solo sul French creato. In questo modo. Una volta che anche il top coat sul French si è asciugato, passate la vostra base su tutta l'unghia. Allora, perché vi dico di farlo prima sul French? Semplicemente perché aiuta ai nostri glitter a fissarsi meglio e poi passandolo prima sul French e poi su tutta l'unghia toglie quell'effetto granuloso passando il dito. Quando passate il dito non sentite più grattare, insomma. Ecco, questa è la mia decorazione. Spero vi sia piaciuta e vi dico presto. Ciao!